Diffondere nelle scuole la cultura della raccolta differenziata e i temi dell'economia circolare è l'obiettivo di Differenziamoci, un progetto nato dalla firma di un protocollo, il primo in Sicilia, operativo tra l'amministrazione regionale e l'amministrazione scolastica della regione. Il progetto, che coinvolgerà oltre 5.000 alunni, 5.000 famiglie, 500 docenti e centinaia tra volontari e semplici cittadini, annovera tra i suoi partner organizzazioni di volontariato ambientaliste quali Legambiente, Rifiuti Zero e Zero Waste Sicilia e consorzi nazionali del riciclo Corepla per la plastica, Coreve per il vetro e Comieco per la carta. Istituita la figura dell'ambasciatore ambientale, un docente che sarà il referente della cultura ambientale di ogni scuola. Si parlerà di educazione ambientale, anzi educazione differenziata, per gli alunni della quarta e quinta elementare della prima media. Sta partendo anche a Catania un progetto che introduce la figura dell'ambasciatore ambientale e l'educazione ambientale rivolta alla differenziata nelle scuole, in queste scuole. Perché Catania, Palermo, Messina e Siracusa? Il progetto partirà in queste quattro città coinvolgendo circa 200 classi e una popolazione di 5.000 alunni. Ma perché sono le città siciliane più in ritardo, più grandi e più in ritardo sulla differenziata, con percentuali che si attestano più o meno sul 10%, con Siracusa addirittura al di sotto del 10%, al 5%. Quindi sono aree fortemente in ritardo rispetto ad altre aree invece più virtuose. Ricordiamo che c'è un comune, Marsala, la quinta città della Sicilia, che invece è al 60%, Belpasso, Zafferana e molti altri comuni in tutto il Calatino, in provincia di Catania, che hanno percentuali più alte, che dimostra, ciò dimostra che la differenziata si può fare con risparmio per le casse pubbliche, con risparmio per l'ambiente, per la sostenibilità ambientale. Sono fatti dei laboratori, alcune lezioni frontali, dei laboratori per insegnare a separare i materiali, separare la carta, la plastica, il cartone, dal vetro, sotto forma naturalmente di gioco. Saranno formati gli ambasciatori ambientali presso le scuole, insegnanti, docenti specializzati nella cultura ambientale, e la preparazione a questi insegnanti, a questi bambini, sarà fatta da un team specializzato, fatto da tecnici dell'ambiente e esperti della raccolta differenziata, tecnici dei consorzi nazionali di filiera, CONAICO. Soprattutto le campagne di educazione ambientale nelle scuole sono molto importanti per sensibilizzare i ragazzi ha dei comportamenti ovviamente che siano in linea con l'educazione, ovviamente con l'educazione appunto civica in generale, e soprattutto far sì che i ragazzi siano consapevoli di quanto serva il riuso, il riutilizzo, la riduzione dei rifiuti, che comporta anche un minor utilizzo di risorse e quindi minor spreco di risorse stesse. Le scuole fanno molto comunque ultimamente e devo dire che i ragazzi sono molto sensibile alla tematica ambientale, forse più di noi adulti.